In un momento di crisi come questo, e non solo, è importante che i bambini possano continuare a studiare regolarmente e nel modo più efficiente possibile, e che gli insegnanti possano seguire da vicino i progressi dei bambini per adeguare il programma di studi di conseguenza. Con la nostra app, l'insegnante ha la possibilità di aggiungere al sistema esercizi e video tutorial che i bambini possono fare a scuola o da casa. Allo stesso tempo, l'insegnante può essere in contatto con i genitori e seguire i progressi e le possibili difficoltà del bambino dal suo dispositivo, il quale può aiutare immediatamente o direttamente nella lezione successiva. Il bambino potrà utilizzare inoltre diversi tools che lo aiuteranno nello svolgimento degli esercizi, strumenti che attualmente non sono disponibili in un unico pacchetto in nessun software. Un'indagine ha infatti dimostrato che scuole e insegnanti al momento utilizzano più di un software per organizzare le lezioni e i compiti, e ciò rende il monitoraggio degli alunni difficile sia per gli insegnanti che per i genitori stessi che affiancano i figli nello svolgimento dei compiti. Inoltre, un altro aspetto rilevante del nostro software è la possibilità di identificare in maniera tempestiva delle eventuali problematiche legate all'apprendimento, facilitando quindi una possibile diagnosi futura di DSA. Questo è un aspetto da non sottovalutare, in quanto un DSA diagnosticato tardivamente può influenzare in modo negativo non solo l'andamento scolastico di un bambino, ma anche il suo rapporto con i suoi coetanei e il suo inserimento all'interno della società. L'obiettivo che intendiamo raggiungere con il nostro software è quindi quello di poter fornire a scuole, famiglie e alunni uno strumento completo che permetta agli insegnanti di monitorare gli alunni in maniera più mirata e ai bambini di svolgere i compiti per casa in maniera più efficiente attraverso l'utilizzo di diversi strumenti. Al momento abbiamo realizzato un primo prototipo che illustra il design del nostro software e alcune sue funzioni, e ne stiamo realizzando uno funzionante con il supporto della piattaforma Moodle. Per partire abbiamo bisogno quindi di un supporto finanziario per coprire le spese di programmazione e i costi del dominio, dello spazio web e anche quelli relativi alla sicurezza interna. E in quanto anche solo il test del prototipo funzionante in Moodle prevede un costo di almeno $80 annui. Pensiamo comunque che il budget di partenza per questo progetto sia relativamente basso, perché già con un totale di 300 euro potremmo far partire l'attività di testing in due classi elementari.